L'intera comunità parrocchiale di Caltanissetta e Mussomeli ha festeggiato insieme ai frati della Copiosa Redenzione il 25esimo anniversario della fondazione del loro ordine. 2 giorni dedicati a questa ricorrenza nella chiesa di Sant'Agata al Collegio, prevedendo l'adorazione, la Santa Messa, oltre a momenti di condivisione. La serata di sabato 14 maggio, infatti, è stata scandita da preghiere, musica e testimonianze ed è stata anche raccontata la storia della fondazione della Copiosa Redenzione. La mattina della domenica del 15 maggio, la messa è stata anche presieduta dal vescovo della diocesi nissena, Monsignor Mario Russotto. Noi frati della Copiosa Redenzione in questo anno noi festeggiamo il nostro anno giubilare, il 25esimo della nostra fondazione. Per noi è motivo di non solo di gioia, ma di grande grazia, perché 25 anni fa Padre Hilton ha fondato la nostra congregazione dei frati. E in questo anno così abbiamo questa grazia di festeggiare. In questi giorni, per l'occasione che c'è, si fa presente qua il nostro padre generale, padre Luiz César, che è venuto dal Brasile per la visita canonica. Per questo motivo abbiamo pensato pure di festeggiare insieme con la comunità parrocchiale qua di Santa Agata. Festeggiare e celebrare insieme questo, no? Sempre con quella tematica che noi abbiamo scelto questo anno, né? La debolezza, la forza di Dio. Per questo tutti noi siamo deboli, ma quando noi veramente siamo consapevoli di questa debolezza, noi riusciamo a vedere la grandezza del Signore per mezzo della sua misericordia. Per l'occasione era presente in città, dopo tanti anni di esperienza vissuta proprio a Caltanissetta, anche padre Luiz César de Oliveira, superiore generale dei frati della Copiosa Redenzione. Io sono arrivato qui la prima volta nel 2004. Sono venuto per studiare al seminario diocesano. Ho fatto i miei studi qui fino al 2009, sono tornato in Brasile, il vescovo Mario Russotto mi ha ordinato sacerdote in Brasile, è venuto lui con il seminario in Brasile per la mia ordinazione, poi sono tornato qui in 2013 per lavorare qui nella parrocchia Sant'Agata insieme con Padre Sergio e con gli altri frati poi che già erano qui nella parrocchia Sant'Agata. Noi vogliamo portare a tutte le persone veramente l'esperienza di questa redenzione, di questo amore profondo di Gesù, principalmente a quelle persone che sono più lontane dalla Chiesa. In maniera speciale, noi abbiamo una preghiera per i tossicodipendenti, i giovani che sono lontani, che sono nel vizio, che sono anche schiavi del peccato. Allora, queste persone, in maniera speciale, sono nel nostro cuore e nella nostra preghiera. Tante persone hanno accolto questo messaggio, tante persone vengono anche a trovarci qui in chiesa e a partecipare con noi delle celebrazioni.